Volere e potere, sei d'accordo con la seguente affermazione? Sì, sono d'accordo. Sì, sono completamente d'accordo. Sono d'accordo, sì, determinazione prima di tutto, perché l'automotivazione è la prima cosa, penso che sia fondamentale. Sì e no, sì, sono d'accordo perché se alla fine se lo vuoi, puoi farlo, o puoi prendere, puoi arrivare all'obiettivo. Però non sempre ce la fai perché c'è sempre chi ti scavalca alla fine, perché ovviamente è raccomandato, o comunque c'è sempre qualcosa che qualcuno che ha qualcosa in più. Esatto. Non sempre. A volte non si può fare quello che si, cioè, a volte Esatto. non Non è che si puoi fare è. sempre quello che vuoi, cioè quello No, che puoi fare sempre infatti. quello che vuoi. Non sono d'accordo. Sono d'accordo. Molto d'accordo. Vabbè, sono d'accordo. Tutta qualche eccezione dove purtroppo il volere poi dipende da qualcun altro, però volere e potere. Sì, assolutamente. Sì, Sì, assolutamente sì. assolutamente. Non sempre, dipende un po' dalle situazioni che si prospettano, nella situazione che sei in modo di decidere. Sono d'accordo, ma spesso e volentieri tante cose non dipendono più dalla nostra volontà. Sì, sono d'accordo. Sì, ok, avere un traguardo e un obiettivo è sempre giusto secondo me, però magari durante la programmazione di questo stesso obiettivo potrebbero succedere talmente altre cose contingenti che magari non riuscirebbero appunto a farmi raggiungere quello che ho veramente voluto, quindi. Sono d'accordo perché secondo me se una persona vuole veramente raggiungere un obiettivo, può farlo tranquillamente. Sì, sono d'accordo. Idem, sono d'accordo. Sì, sono d'accordo, anche se il mondo oramai, soprattutto la situazione italiana, se non hai conoscenze non vai da nessuna parte, purtroppo. Secondo me sì. Volere potere, sì. Non in tutto, Non tutto. proprio in tutto, però non Sì, definitivamente se vuoi fare potere. qualcosa e Nel la vuoi senso che, fare veramente, puoi esatto, farla. riesci ad ottenerla, In un modo o oltre. nell'altro qualcosa fai. Una delle massime della vita è fotti o vieni fottuto. Sei d'accordo con la seguente affermazione? In parte, anche se penso che non è necessario ingannare qualcun altro. Purtroppo una delle ma sì, purtroppo sono d'accordo, anche se non vivo non facendo sì che questo sia il mio motto. Ecco, quindi direi, non è il mio motto, però purtroppo tante volte è vero. Purtroppo sì, sono d'accordo, perché oggi, purtroppo, più prendi per i fondelli la gente, diciamo così, più purtroppo vai avanti. E quindi purtroppo sono d'accordo. In parte, In sì. parte. Ne ho viste molte, È una buona via di sono più mezzo. propenso per il sono d'accordo perché molte volte Sì, succede, poi in Italia. Sì, no, però sì, che anche se ogni sono più volta. preso d'accordo, però è una via di mezzo, dai, cioè. Sì, ma è anche una questione di Dipende persone. sempre con chi c'è Si prende davanti. sempre dalle Però persone sì, che ti comunque. trovi perché molte persone vivono proprio così e Esatto. lo fanno. Sono totalmente d'accordo. Sono d'accordo. Purtroppo è così. Non sono così cinica, però arriva un momento in cui, nel momento in cui ti capitano determinate cose, che sono le persone che vogliono mettertelo a quel servizio, devi essere anche tu un po' più forte di loro, secondo me. Dipende. Cioè, nel lavoro forse un po' è vero, che quella non. Cioè, non stanno molto a guardare l'amicizia, il rapporto, però nella vita io non sono così. Do il cuore in ogni cosa, purtroppo. Ma non pienamente d'accordo. Diciamo che se uno ragiona così, se tutti ragionassero così, Noi. saremmo un po' rovinati, però Certo. si cerca di essere quanto più onesti possibili. Sì, sono d'accordo. Penso che il karma esiste. Sei d'accordo con. Io non ci riesco proprio. Non faccio mai qualcosa con lo scopo di poter. Diciamo che esistono le vie di mezzo, diciamo. Sì, però Non non. bisogna sempre arrivare primi su qualcosa. In realtà io ce ne aggiungerei un'altra, cioè fottite e non venire fottuto.
Quindi sì, fondamentalmente sono d'accordo. Sì, però... Sì, sono d'accordo. No, non sono d'accordo, non si deve essere così spietati l'uno con l'altro. No, non sono d'accordo per niente. Sì, sono d'accordo con questo. No, non sono mai stato fautore di queste massime della vita. È una delle massime della vita, quindi sì, sono d'accordo. Io non sono d'accordo, alla fine dei conti se tutti ci freghiamo a vicenda... Sì, dai. Io sì. Io non tanto. La società italiana ti offre la possibilità di dimostrare quanto realmente valido. No. Assolutamente. Non credo, non sempre. Purtroppo. Sì, la possibilità te la offre. È molto difficile tante volte perché... sul lavoro, io adesso lo vedo sul lavoro, lo vedo in tanti fattori, tante volte magari avresti un'idea, un qualcosa che magari non c'entra niente con quello che fai e c'è sempre qualcuno che sembra quasi rimetterti un po' al tuo posto, no? Come se tu avessi firmato un contratto per questa cosa e quindi devi entrare in quel, per forza dentro quel determinato canale. La società italiana ti offre la possibilità di dimostrare quanto realmente vali? No, assolutamente no, anzi. È proprio questo il problema dell'Italia, uno dei grossi problemi. No, per niente. No. 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 Senza presunzione, ma secondo me no. No. No, non mi offre la possibilità, sono io che me la devo cercare. Infatti pure io penso allo stesso modo. No. No. Un grande proprio no. Sono tre sicure. No, purtroppo no. Purtroppo secondo me no. No, purtroppo no. No, no. No. Dico in coro proprio. No.